situazione. Qui c'è un dialogo tra i due grandi protagonisti di WrestleMania, o il gran match, John Pranz e Stependro. E a quanto pare dovranno fare coppia, fare squadra tra poco contro gli Awesome Ones, i campioni di coppia. Ma e John, attenzione, John sembra quasi a volersi alleare con Stependro. Strana situazione che si sta venendo a creare. Infatti Stefano non sembra proprio, insomma, non ha ancora realizzato tutto, però sembra aver fidarsi. Pranzo gli vuole stringere la mano. Vediamo, eh sì, anche Stefano fa lo stesso. Tra poco sul ring si scatenerà l'inferno, ragazzi. Sono rimasto alquanto allibito dalle parole di John Pranzo. Praticamente c'è una sorta di alleanza tra i due, tra le due leggende che si sono strette la mano nello spogliatoio poc'anzi. Sembra essere un John Pranzo diverso, determinato, ma sicuramente un John Pranzo buono. Questo tag team match contro, allora, gli Awesome Ones, beh, contro i campioni di coppia, ovviamente il no title match potrà far sì che i due si possano alleare. Staremo a vedere però come andrà a finire questa faccenda, perché qua gatta ci cova, eh. Soltanto l'ingresso dell'American Disaster, Stefano, che in quel di WrestleMania 37 ha fallito proprio contro John Pranzo. Strepitosi tutti e quattro, quindi ne vedremo delle belle a seguire. Ma che storia, ragazzi!
e notiamo Rockstone alquanto preoccupato. D'altronde questa sera avverrà il suo licenziamento tra pochissimi istanti. Manca solo l'ingresso della general manager Carmen Crocx. Guardate com'è felice quest'uomo, d'altronde ha battuto Rockstone in quella di Wrestlemania 37 ed ora ha il diritto di licenziarlo in diretta televisiva, in diretta mondiale. Pensate che beffa, oltre al danno anche la beffa per Rockstone. Eccoli qui, Crocx e Rockstone. Crocx è prontissimo al licenziamento, Rockstone qui sembra quasi volersi difendere, dice tu ti rispetto, tu hai vinto, te lo meriti, ma Crocx sembra volersi vendicare, No dai, no attenzione, Rockstone fa cadere Crocx, non ci credo. Cioè, non ci... Ma com'è possibile? Rockstone ci mette l'ultima parola su Crocx, che lo stava per licenziare. E non è possibile. Rockstone non vuole essere sottomesso in alcun modo. Ma il licenziamento dunque è avvenuto o no? Incredibile, che situazione. Rockstone si prende ancora le luci della ribalta, anche se ha perso per sé meglio. Insomma, sembra che la sua permanenza possa ancora durare,